Sicuramente non è la soluzione dei problemi, questo lo sappiamo tutti. Noi riteniamo che sia importante perché il tema dell'inquinamento atmosferico, le polveri sottili in particolar modo, sono ormai un'emergenza sanitaria cronica del bacino padano. Quindi questa iniziativa, che è un messaggio politico forte, sicuramente deve avere il giusto peso. Poi è chiaro che non basta, ma servono azioni strutturali sulla mobilità pubblica e di massa, quindi promozione del trasporto collettivo, piste ciclabili e così via, insomma. Ma che vantaggi dà un giorno di blocco del traffico? Ma un giorno di blocco del traffico sicuramente dà dei vantaggi in termini percentuali rilevabili, ma non, diciamo, non è che eliminiamo il problema dei giorni di sforamento, quindi riduzione dell'auto e quindi anche il cittadino comincia magari a mettersi nell'ottica di idee che ci sono alternative intelligenti e anche sane. Non è la prima volta che si fa un'iniziativa del genere, ci sono stati giovedì, ci sono le domeniche ecologiche, cos'ha di più questa giornata, questa iniziativa? Ma io credo intanto la valenza di Bacino Padano, la riunione che è stata fatta tra tutti i principali sindaci del nord, segna secondo me un cambio di passo, cioè ci mettiamo insieme per trovare delle soluzioni, che adesso è il blocco del traffico in una giornata, ma domani può essere anche una politica comune di trasporto collettivo.